Ciao a tutti, dormiglioni. Come state? Spero tutto bene. Come avrete capito, questa sera mi cimento con un audio 8D per rilassarvi in tutte le dimensioni possibili. E lo farò sia con il whispering, quindi questo sussurro, sia assieme a qualche altro trigger. Quindi mettetevi comodi, sdraiati sul letto o seduti in poltrona, insomma, come preferite. Indossate le cuffiette nel caso in cui non lo abbiate ancora fatto, altrimenti non riuscirete a percepire l'effetto audio 8D. E se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale. Molto bene, molto molto bene. Il primo trigger in 8D che vi porterò è un trigger che io sto apprezzando sempre di più, ed è la spugnetta. Mentre facciamo un po' di chiacchiere assieme, se mi seguite nelle live che faccio al mercoledì su YouTube o al giovedì su Twitch, saprete che questo video era programmato già da un po' e che avrei voluto farlo con lo slime sul microfono. E questa sera, proprio prima di registrare questo video, avevo già sistemato tutto il microfono con la pellicola per non sporcarlo in modo sconsiderato. Avevo preso il mio slime, quello che insomma trovate qui sopra in questo video, e ho iniziato a registrarlo. Non fosse che io non sono molto pratico di slime. Non so se dopo un certo periodo di tempo scadono, ma era veramente super liquido, impossibile da gestire in alcun modo, e mi sono ritrovato con slime ovunque. Ne ho ancora da qualche parte qualche pezzetto sulle mani sicuramente, ma insomma non riuscirò a usare quello slime sul microfono. Probabilmente me ne procurerò dell'altro, o magari con il vostro aiuto cercherò di sistemarlo, ma insomma non riuscirò ad utilizzarlo nel breve periodo, purtroppo. Però avevo al tempo stesso una grande voglia di fare questo video con audio 8D. Se avete le cuffiette, probabilmente avrete percepito questo strano audio che passa da un orecchio all'altro, un po' come se vi circondasse in qualche modo, come se vi corresse attorno. Io lo trovo sempre molto piacevole e rilassante, quindi volevo veramente cimentarmi, visto che al momento sul canale non l'ho mai portato. Volevo vedere se riuscivo a farlo, soprattutto. Se vedete questo video dovrei avercela fatta. Se non vedete questo video non ha importanza, perché vuol dire che non lo state vedendo. Ma
insomma, la mia speranza è che possa uscire sul canale. Quindi, tornando a noi e al discorso slime, se avete esperienze strane con lo slime, tipo la mia, nota anche come slime incredibilmente liquido e impossibile da gestire, insomma, non dico che pareva acqua, assolutamente no, ma non certo slime. Sapete se si può recuperare in qualche modo? C'è una chance? Oppure no? Io non so se ha patito il caldo o che altro, avevo ancora un barattolino di slime chiuso, quindi come mi era arrivato da Amazon. E insomma, speravo che funzionasse, ma evidentemente qualcosa è andato storto. Qualcosa deve essere andato necessariamente storto, perché se no non si spiega. Mettetevi comodi se non lo avete fatto e pensate a rilassarvi ascoltando la mia voce. Questo suono che vi circonda e vi porta tra le braccia di Morfeo. Per l'occasione ho anche rispolverato lo sfondo nero. Volevo veramente che fosse un video incentrato in qualche modo proprio sul suono e non sul colore dello sfondo, con uno sfondo un po' caotico che tutto fa tranne che aiutare a dormire forse. Fatemi sapere se apprezzate questa idea e se volete altri video con questa tipologia di audio. Il prossimo trigger che voglio provare a portare in 8D, ve lo anticipo, sono trigger che non ho provato, quindi non so come risulteranno normalmente, figuriamoci in 8D. Sono queste palline dello slime. Non le ho provate in 8D perché appunto l'idea era quella di portare lo slime e non gli accessori dello slime, ma avevo necessità di un'altra idea a stretto giro. E quale meglio di voce e oggetti? Queste sono palline colorate. Non ho la più pallida idea di quale sia il materiale di cui sono fatte. Provo ad avvicinarvele per farvele vedere meglio mentre io parlo. Magari qui, perché altrimenti non c'è più luce. Vorrei anche provare a mettere questo sacchettino così. Che ne dite? Non so a voi, ma io a sentire
sentirlo così in cuffia, ho la sensazione di sentire il vento. Non chiedetemi perché, perché non ci assomiglia molto al vento. Però mi fa venire in mente questo. Comunque, nel caso in cui uno specifico trigger non dovesse piacervi troppo, in basso, nella barra di scorrimento del video, trovate i capitoletti, quindi potete skippare al successivo nel caso, o al precedente, nel caso in cui vi fosse piaciuto di più. Nel mio caso lo preferisco così comunque. Questi tocchi leggeri, leggeri. Parlavo delle palline poco fa e non so se l'ho solo pensato, se l'ho anche detto, ma non ho idea di quale materiale siano fatte. Non credo sia plastica, perché mi sembrano non così rigide. Forse una sorta di polistirolo. Delle strane luccicanze, beh, è lo slime. Poi voglio provare a farvi sentire in OTD anche la banconotina. Questa, se dovesse uscire bene, farla suonare è difficile. Ecco qui. Questo suono ne parlavo qualche giorno fa su Clubhouse, nella stanza che facciamo lunedì a Luna con Rasulè, Monica e Vero Wild. È un suono che è uscito proprio per caso la prima volta che l'ho portato sul canale. Pensato che una banconota da un dollaro potesse
prossimi giorni aprirò qualche sondaggio per ideare un video assieme a voi, quindi se volete avere l'occasione di contribuire scegliendo trigger e affini, beh, è la vostra occasione da non perdere, senz'altro. Infine, non meno importante, vi porto un po' di tapping in 8D, fatto sulla custodia di questi occhiali. Dietro di voi, poi sul vostro lato sinistro e poi di nuovo davanti, e nel mentre il tapping si velocizza un po', rallenta di nuovo. Sembrano quasi delle goccioline di pioggia, no? Quando magari siete in un sottotetto o in un'auto e iniziate a sentire le gocce che cascano. Cascano. Dapprima lentamente.
farebbe un grande piacere, oltre che mi sarebbe di grandissimo aiuto. Una bella sbollicciata positiva. E come sempre, se voleste vedere altri video così, non dimenticate di scrivermelo nei commenti e ovviamente di iscrivervi al canale, così da poter vedere tutti i nuovi video. Io vi auguro un buon relax e ci vediamo nei prossimi video.